Ciao a tutti! Come va? Spero bene! La paura è una delle sensazioni più importanti nell'essere umano. È di certo una brutta sensazione, ma se non avessimo paura di niente, saremmo portati a compiere azioni senza curarci delle conseguenze, e questo potrebbe portarci addirittura alla morte. Tuttavia, la paura dipende molto anche dalla nostra percezione del pericolo, e se a volte non abbiamo paura quando invece dovremmo averne, altre volte abbiamo paura di cose che non sono poi così pericolose come pensiamo. E in questa top ho raccolto 10 fenomeni di cui tutti normalmente abbiamo paura, ma che in realtà non sono così pericolosi. Prima però ricordate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e se vi va passate sul mio sito thezapper.it in cui potrete trovare tanti articoli interessanti. Gli scorpioni. Questo è sicuramente uno degli animali di cui la gente ha probabilmente più paura e quando lo si vede tutti scappano per paura di essere punti. In realtà, lasciando stare che gli scorpioni attaccano solo per difendersi e nutrirsi, delle oltre 1500 specie conosciute, solo una ventina sono davvero velenose per l'uomo. Le altre, anche se pungono, lasceranno un segno poco più grande del morso di una zanzara. Ora, non è che vi sto dicendo che dovete andare in giro a baciare e abbracciare scorpioni, ma quando li vedete state tranquilli, perché difficilmente potranno farvi del male. La caduta di un aereo. Se moltissime persone prendono ogni giorno l'aereo senza problemi, molte altre hanno tantissima paura nel farlo, perché pensano che possa rimanere senza carburante a metà volo o che il motore possa spegnersi improvvisamente e precipitare. In effetti, queste cose di tanto in tanto capitano, ma i piloti sanno come affrontare queste situazioni. L'aereo è costruito in modo da poter planare anche a motore spento, permettendo al pilota di trovare un terreno pianeggiante su cui atterrare. E se atterrasse in mare, galleggerebbe. Le possibilità quindi che si schianti sono davvero minime. Sono molto maggiori le possibilità di fare un incidente in treno o, come sappiamo, in macchina. Per questo prendete l'aereo senza alcun problema. La caduta di un meteorite. Visto che, come ci hanno insegnato a scuola, un meteorite ha fatto estinguere i dinosauri e, dopo aver visto i numerosi film apocalittici di Hollywood, è chiaro che questi asteroidi non ci stanno per niente simpatici. Ora, pur non tenendo in considerazione le bassissime probabilità che un grosso meteorite colpisca la Terra, anche nel caso in cui dovesse accadere, saremmo comunque abbastanza sicuri perché la Terra, state tranquilli, non esploderebbe. Il meteorite che ha fatto estinguere i dinosauri non li ha schiacciati tutti, bensì ha innescato un processo di cambiamenti climatici che li ha fatti estinguere anche dopo secoli dalla caduta, e oggi la vita sul pianeta è ancora fiorente. Insomma, a meno di non trovarci proprio sotto al meteorite, non abbiamo nulla da temere. Fare l'autostop. Per alcune persone, fare l'autostop è una delle paure più grandi che esistano. La paura di non sapere chi si troverà in auto, magari un pazzo assassino che vuole solamente violentare ed uccidere, è sempre molto alta. Ma le statistiche ci dicono che il rischio di trovare malintenzionati è più basso dell'1 per 1000. Insomma, è una pratica tutto sommato sicura, e anche se farlo spesso può aumentare il rischio che succeda una cosa del genere, se una volta ci troviamo in situazioni di reale necessità, possiamo salire in auto con qualcuno senza troppi pensieri. Consumare latte crudo. Oggi, nel nostro paese, esistono tantissime società che distribuiscono e vendono latte non pastorizzato, che chiunque può acquistare. Logicamente, se non fosse sicuro, la legge ne avrebbe impedito la vendita. Ma se chiediamo alla nonna, ci dirà quasi sicuramente che il latte crudo è pericolosissimo. Questo perché effettivamente ai suoi tempi era così. Perché esistevano malattie delle mucche come la brucellosi che erano trasmissibili all'uomo. Per fortuna, oggi, le mucche sono controllatissime ed il latte è sano. Anzi, se è crudo, conserva meglio i suoi principi nutritivi, oltre ad avere un sapore più buono ed intenso. Ingerire del cianuro. Se a chiunque venisse servito un pasto a base di cianuro, probabilmente non sarebbe così contento. Ma una regola base della medicina ci insegna che la differenza tra un farmaco ed un veleno sta nella dose. In altre parole, si può ingerire una piccola quantità di veleno senza rimanerci.
In passato, infatti, alcuni re mangiavano cianuro costantemente, così da raggiungere il mitridatismo, che è una condizione di immunità acquisita ad un veleno assumendone piccole dosi non letali, così da non morire nel caso in cui qualcuno avesse cercato di avvelenarli per prendere il loro posto. Le epidemie. Molte persone, studiando la storia, hanno paura che a causa dell'odierna sovrappopolazione si possano manifestare delle epidemie mortali di massa, come accaduto in passato, ad esempio, con la peste nera. Il fatto che nel 1300 la peste abbia causato la morte quasi del 50% della popolazione europea dipendeva anche dalle scarse condizioni igieniche, ma soprattutto dalla mancanza degli antibiotici, che oggi invece esistono in quantità. La peste oggi, infatti, non solo è facilmente curabile, ma non esiste quasi più, e nel mondo si stimano solamente 7 casi ogni anno. Gli squali. Quasi tutti hanno paura degli squali, ma in realtà dovrebbero essere gli squali ad aver paura delle persone. Questo è un pesce entrato nell'immaginario collettivo come cattivo, soprattutto dopo il film di Spielberg del 1975. In realtà lo squalo è un animale schivo che difficilmente si avvicina alle coste. Evita assolutamente l'uomo, in quanto non è il suo cibo abituale. In ogni caso, attacca solo se si sente minacciato o alcune volte potrebbe scambiare la silhouette dell'uomo in acqua con quello di altri animali marini di cui si nutre, tipo foche o tartarughe marine. Ad oggi, ogni anno, sono registrati più attacchi all'uomo da parte degli ippopotami che non da parte degli squali. Per questo dovremmo un po' rivalutare le nostre paure. Visitare Chernobyl. Di tanto in tanto si vedono alcuni documentari che ci mostrano come a Chernobyl, ancora oggi, ci siano piante che emettono radiazioni come un po' tutto il territorio circostante. In realtà, visitare questo posto non è pericoloso come si potrebbe pensare. È vero, la radioattività c'è, ma se ci andiamo solamente per un giorno, non assumeremo abbastanza radiazioni da sviluppare nessuna mutazione spettacolare. Sarebbe invece pericoloso starci a lungo, quello sì, ed è per questo che la zona è ancora quasi del tutto disabitata e nei dintorni ancora in molti presentano problemi di vario tipo, quali tumori, malformazioni e malattie genetiche molto rare. Mangiare carne cruda. Per fortuna esistono laboratori e strutture specializzate che controllano gli alimenti che si mangiano. La carne e il pesce crudo spaventano tantissimo alcune persone, ma in realtà, a parte alcune eccezioni, ad oggi possono considerarsi sicuri. Il rischio di prendere la tenia dalla carne bovina oggi è ridotto praticamente a zero, mentre per l'anisakis del pesce crudo c'è una legge che impone ai ristoranti di congelare il pesce a meno 20 gradi per 24 ore, così da ucciderlo prima di servirlo. La carne dei volatili, quindi, è l'unica che resta pericolosa e che bisogna fare attenzione a mangiare sempre ben cotta, ma per il resto non dovrebbero esserci problemi. Bene ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate degli argomenti trattati appunto nel video, ma anche se ci sono altre cose che magari vi facevano paura in passato e che poi avete scoperto non essere per niente pericolose. E quindi spero che anche questo video sia stato di vostro gradimento, in tal caso ricordate di lasciarmi un mi piace, condividetelo su Facebook e fatelo vedere ai vostri amici se vi aggiungete la preferita, e noi ci vediamo domani con un nuovo video.